Allora, in questo video vi faccio vedere un po' i regali che sono ci sono arrivati a Natale, i miei, il mio, quello della moglie, così, ma anche quello del figlio. Non si aspettano niente, quindi gli vado a rompere le scatole, magari faranno un zompo e così. Allora, quindi, hai preso paura? Allora, recensione regali di Natale, belle queste lucine, wow, tutte staccate qui, quindi, e ecco, vi faccio notare quanto tengono queste, insomma. Non è tarocco, che siccome non è che tengono una massa, e quindi abbiamo dovuto anche mettere un po' di scotch e poi dopo cos'è anche questo qui, questo ti è arrivato, questo guarda sì, me sì. Questo vai, parlami, queste qui, ok, vai, cosa sono? Cuffie. Apri, vai, fai vedere la scatolina, queste qui, ok, dopo ecco, cambiamo la luce, benissimo, visto, cambiato la lucina. Allora, ci ho messo 20 anni per capire come era messo prima. Allora, okay. Registrando il mio. Allora, questo non è niente, lo buttiamo via. Ok, questa è la scatolina. Cosa contiene? Contiene questi affari. Che servono? Affari. Gli affari, sì. Sono degli adattatori per le orecchie. Che tu hai dovuto cambiare perché quelle che si erano montate erano troppo grandi. E allora io le ho messe più piccole. Ok, poi. E ci sono di vario genere. Varie grandezze. Ok, poi all'interno ancora. Poi all'interno cosa c'è? Cavetto. Il cavetto che in realtà non mi serve perché quello del cellulare. Quello del cellulare, però che attacco ha? Attacco è tipo C. O il micro USB, fai vedere com'è l'attacco C, questo qui è bello però. Va bene, poi questa apri, fai vedere. Poi, e questa... Ah beh, lì ci sono le istruzioni, non ce ne interessa tanto. Ma questo cosa che cacchio è? Ma quello è una chiave segreta, niente, non è niente, è cartaccia. Vai, allora, quindi si apre. Allora, si apre. Ecco, è difficoltosa l'apertura, magari se gli mettevano un cacchio... No, non è difficoltoso. Ma insomma, io con quell'altro faccio fatica, insomma, per aprirlo, se mettevano una cosa in rilievo, no, magari... No, perché io stavo aprendo dal di qui. Sì, no, va bene, però anche dal di qui se scivola un po'. Se mettevano un aggeggino qua, magari sarebbe stato meglio. Comunque, va bene, qui abbiamo la spia... All'interno abbiamo le cuffie. Sì. No! Abbiamo qui, ci sono le spie quindi della carica che ha questo supporto. Poi, la cuffia è fatta in questo modo. Sì, va bene, sono degli auricolari fatti così, destro, allora, sinistra. Quando voi state ascoltando la musica, sì. E il vostro cellulare, metti caso che voi siete in cucina, il vostro cellulare è... squilla? Non squilla. No. Dillo con parole tue. È in camera vostra e non ci avete voglia di ritornare indietro per stoppare la musica mentre ti tenete sì. I vostri genitori vi stanno chiamando. Basta cliccare qui e spegnete. Cioè stoppate il video. Si stoppa, quindi cliccando sopra touch. Una volta metti in pausa la musica. Esatto. Due volte mandi avanti la prossima canzone. La canzone volte, successiva. Tre volte. Arriva proprio, corre. Corre. E tre volte possiamo attivare l'assistente Google. Esatto. Come si sentono? Da Dio. Si sentono da Dio, quindi molto, quindi promosse. Sì. Ok? E? Per chiamare, quando sì. Vuoi chiamare, ti chiamano gli altri. Per rispondere... Vuoi chiamare o ti chiamano gli altri? Per rispondere. Per rispondere. Sì, cosa bisogna fare? Non mi ricordo. Ah, ottimo, benissimo. Si dovrà toccare due volte, forse? Una volta, due volte? No. Ma al destro o sinistro? Per rispondere devi cliccare, hai tutte e due le cuffie. Sì, clicchi sinistro o il destro? No, clicchi tutte e due insieme. Contemporaneamente? Certo. Sei sicura? Mai provato solo con uno? Appunto che non funzionava, ti ricordi? Ah, non funzionava? No, lo so, l'hai provato te, mica l'ho provato io. Comunque, quindi per rispondere bisogna cliccare con tutte e due? Sì. E se io ho una mano occupata come faccio? Va bene. E t'attacchi. Va bene. Queste qui. Quindi questo, le luci e poi basta. Vabbè,
visto che me l'ha regalato la catena. No, vabbè, qui stiamo parlando di cose tecnologiche. Queste cose qui non mi interessano. Tu sei a posto, giusto? Qui. Allora, le lucine hanno il suo telecomando, logicamente, dove si possono cambiare le varie luci, rosso, verde, blu. Possiamo fare dei flash, possiamo metterli in automatico. Fai flash. Dov'è il flash? Che irrito. Flash? No. Questo. Qui perché tu hai abbassato la velocità. Comunque va bene. Davvero? Sì. Dove la mettiamo? Velocità? Guai. Non lo so, avrei spattaccato. Comunque va bene, a posto così? No, il berretto lo facciamo vedere, non facciamo vedere la marca perché tanto non ci paga. Questo è il berrettino, però non ci interessa. Noi guardiamo cose tecnologiche. Però questo è tecnologico perché se tu lo metti dentro l'acqua, dopo esplode, è tutto un meccanismo, perché se lui non tocca l'acqua non esplode, non quindi esplode dentro, è un sapone. Sì. È una... una bomba d'acqua. Cioè, una, non è una che bomba d'acqua, si mette lì, puff, nell'acqua, esplode e ti fa un di sapone. Sì, dopo ti faccio vedere. Va benissimo, ok. Oh, invece veniamo da quest'altra parte. No, non ti riprendo, logicamente, riprendo me stesso. Vogliamo sapere cosa hai ricevuto per Natale. E te hai ricevuto una cosa bellissima. E? Che è di là. Non ci vuoi far vedere niente? Non ci vuoi parlare? Io devo parlare? Perché anche il mio campo si parla di fotografia. Niente, vado a vedere io che cosa c'è di là, di cosa si tratta. E quindi hai ricevuto la stampante a sublimazione, sì, che stampa formati 10x15 e basta. Non hai ricevuto nient'altro di tecnologico? Vabbè, a parte le lampadine qua su che gli facciamo vedere. Allora, queste sono le luci, puoi comandare un po' come puoi fare. Le abbiamo divise, sono quelle luci che ho appena fatto la recensione. Sono due lampadine che si gestiscono singolarmente. Allora puoi cambiare il colore, ti dai una mossa? Allora, non utilizziamo il nome lì perché sennò ti diamo tutti i... di tutti. Va bene, vai, metti, cambia le tonalità, non so, cambiamo la luce. Oh, una è verde, adesso qui non è che si nota moltissimo, però una è verde, l'altra la facciamo blu, palla blu, l'altra bellissima, ecco, una blu, una verde, poi possiamo aumentare e diminuire la tonalità. Benissimo, perfetto, grazie, anche è stato bellissimo, ciao. Allora andiamo a vedere invece quello che dicevamo. Questa è una cosa molto molto bella e interessante, diciamo che parliamo del mio settore, quello che è stato per più di 20 anni il mio settore, quindi la fotografia, ma non di macchine fotografiche o cose del genere, ma proprio della stampa. Io ho lavorato diversi anni nel settore fotografico, ma nello sviluppo e stampa, quindi sviluppando, quando si sviluppavano i rullini e si stampavano. Quindi io ero quella persona che andava a cambiare, modificare, più che altro a rimediare un po' gli errori di tutti, anche vari fotografi che facevano delle foto errate. Quindi si andava a modificare la saturazione, il colore, un po' tutto quello che c'è e che concerne la fotografia, quindi recuperare anche dei controluce o delle sparate, delle flashate che o fotografi amatoriali oppure professionali sbagliavano. Allora ed eccolo qui il prodotto. Questa qui è una stampante a sublimazione della Canon. A parte ho dovuto acquistare anche perché all'interno non c'erano, ho comprato naturalmente la carta fotografica. Questa stampa un formato 10x15 e non sono quelle fotografie piccoline, quelle robette. Queste invece come lo si può utilizzare? Lo si può utilizzare con il vostro cellulare, quindi fate le fotografie, tutte le foto che avete fotografato con il vostro smartphone oppure che avete anche nel vostro computer, potete stamparle direttamente con questa stampante a sublimazione. Diciamo che la qualità migliore subito dopo quella fotografica, quella dei laboratori fotografici, ci possiamo diciamo accontentare qualitativamente. Si presenta così la stampante, poi all'interno adesso non vi sto a spiegare tutto, al massimo se vi può interessare vi farò un video dedicato proprio a questa Canon Selfie, la CP1300. È bellina, carina, è semplice da utilizzare, c'è il suo caricatore dove metteremo
la carta fotografica, ha i suoi tre strati, quindi fa quattro passaggi dove ci mette nei tre passaggi le varie tre tonalità di colore, e poi la quarta va a lucidare e a proteggere la fotografia. Queste foto che vi faccio vedere, questa è una foto che avevo nel mio smartphone, l'ho voluto stampare e vi faccio vedere la qualità adesso senza l'effetto. Questa è la qualità fotografica che ha questa stampante a sublimazione, direi molto molto bella, e più che altro duratura negli anni, viene garantita 100 anni, pensate un po'. Poi altre cose che sono arrivate, allora alla moglie gli ho preso questa tastierina piccolina, perché da utilizzare con quel computer che feci tempo fa la recensione, quel computerino piccolino che io l'ho collegato davanti qui al televisore, lo utilizza, lei fa Pilates, quindi gli mandano dei corsi online e degli esercizi, colleghiamo il computer, allora ogni volta bisognava prendere il mouse da una parte e la tastiera da un'altra, allora ho detto basta, gli prendo questa qui che è una tastiera mouse incorporato, qui c'è il touch per il mouse e qui è la tastiera normalissima, non ha la numerazione quelle che solitamente hanno, però lo può avere da di qua, insomma per utilizzarlo quelle volte che due o tre volte a settimana senza andare a stressare nessun altro, questo diciamo che è ottimo come tastiera, anche come touch, molto molto carina anche dal punto di vista estetico. Poi invece io mi sono regalato, o diciamo mi è arrivato da Babbo Natale anche qui un'altra tastiera. Anche lì io, se avete visto dei video recenti, ho messo a posto, ho il computer un po' sollevato, quindi io dovrei scrivere sul computer, sul notebook dall'alto, insomma abbastanza scomodo. Allora mi sono voluto prendere una tastiera, anzi adesso è anche attiva, non devo schiacciare. Questa tastiera qua, se meno riflessi ci sono meglio è, questa ha anche la tastiera numerica da questa parte, comodissima, almeno io l'ho scelta per quel motivo lì. Questa non ha batterie, non ha pile, ma si ricarica con un cavo micro USB, a differenza di un mouse che all'interno ci vanno, non mi ricordo neanche quante pile ci vanno, due mini stilo, bellina anche questa qui, lucido. Poi basta, diciamo che sulle cose tecnologiche sono solo queste qui, altre dopo ci sono abbigliamento, cose utili, quindi giubbotti, maglioni, maglioncini, felpe, berretti, guanti, calze, sciarpe, insomma tutto quello che serve realmente per insomma nella vita. Adesso queste cose qui non sono cose essenziali, però sono delle cose in più per toglierci qualche sfizio. Questa diciamo che è una cosa molto interessante riguardo alla fotografia, perché in questo modo per gli amanti della fotografia, almeno io che ci ho passato una vita in questo settore, direi che mi manca tantissimo, quando avevo anche un negozio di fotografia. Però dopo anche la tecnologia è bellissima, l'evoluzione è bellissima, però diciamo che almeno nel mio campo è un po' gli smartphone, questa cosa qui ci ha ammazzato abbastanza, perché dopo non si vendevano più rullini né diapositive, rullini bianco e nero, insomma era calato talmente tanto, sono fallite delle aziende con nomi importantissime e adesso fanno tutt'altre cose, logicamente bisogna stare ai tempi. Fatemi sapere insomma cosa vi può interessare, eventualmente se vi può interessare questo, diciamo, il settore fotografico della stampa, o anche altri prodottini, digitalizzatori di negativi diapositive che volevo portare sul canale. C'è questa qui, questa stampante che è molto interessante, vedo che la qualità è buona, è come una sublimazione, non so se avete mai fatto, non so se siete andati mai con i vostri figli in quella manifestazione, hanno gareggiato, avete presente, no? Ci sono le gare, le premiazioni, allora ci sono i fotografi e quei fotografi vi danno la stampa immediata, e in poche parole il processo di questa stampante è la stessa identica cosa di queste fotografie che vi danno loro, perché sono a stampa sublimazione e la qualità è, diciamo,
buona rispetto a, ad altre, un aggetto di inchiostro, una laser, insomma, che sono cose differenti. Ci sono anche stampanti che possono stampare su carta fotografica, aggetto di inchiostro, ma non ve lo consiglio perché sì, belle all'inizio, a parte il consumo esagerato dell'inchiostro, però a lungo andare tendono a sbiadirsi molto, a differenza di queste che invece sono durature negli anni. Bene, il solito saluto di nuove vecchie iscritte, il solito abbraccio a chi mi vuole bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao da Teto!